La 54esima svolta di Popoli ha segnato il ritorno nella massima serie tricolore ACI per la competizione della ASD svolta di Popoli Automobile Club Pescara. Pubblico e spettacolo hanno caratterizzato il settimo round del campionato italiano velocità montagna nella tappa abruzzese, ma anche il meteo incerto nelle giornate di gara che ha reso ancora più impegnativo ed emozionante l'evento pescarese. Simone Fagioli su Norma M20 FC Zytec di gruppo E2SC ha vinto e siglato il nuovo record in gara 2, dove ha coperto i 7.530 metri di tracciato in 3.00 e 12 con la biposto francese ufficiale equipaggiata con pneumatici Pirelli. Il fiorentino della Best Lap ha ottenuto il brillante risultato nel giorno del suo 38esimo compleanno, che diventa così un tris di vittorie con record dopo Ascoli e Trento. È stata una bella prestazione perché su un percorso un po' insidioso, ieri si era molto sconnesso, era difficile trovare il giusto feeling con l'auto. Oggi poi le previsioni hanno messo del suo, ma per fortuna una bella organizzazione, una buona direzione di gara ci ha consentito di effettuare tutte e due le manche al meglio. La seconda manche è venuto fuori anche un discreto tempo, sono contento del setup che abbiamo raggiunto con la macchina. Duello per il secondo posto deciso alla fine di gara 2 con la rimonta di Domenico Scola su Osella FA 30 Zytec gommata Avon, con cui il giovane calabrese della Ionia Corse ha vinto il gruppo E2SS. Terzo sul podio della generale il sardo della CST Sport Omar Magliona, che al volante della Norma M20 FC è stato particolarmente brillante in gara 1 quando ha attaccato e una perfetta scelta di gomme e setup lo ha portato al secondo posto. Sì, è stata una gara molto sofferta, d'altronde gare semplici non esistono. È stata una gara combattuta, una gara, diciamo, un risultato voluto, è venuto fuori questo splendido risultato, questo splendido crono, quindi soddisfattissimo. Inizio a trovare il bando della matassa di questa vettura, abbiamo fatto delle regolazioni, non è stata, questo non lo nascondo, una gara semplice, un po' il meteo ci ha condizionato, comunque l'importante era arrivare sul podio, chiudere in questa posizione che mi dia, diciamo, un po' di stimolo per il futuro. Ancora una brillante prova del giovane umbro Michele Fattorini, che con l'Osella PA 2000 Honda ha chiuso la generale sotto al podio e primo della classe 2000 delle biposto. L'alfiere Speed Motor ha capitalizzato la perfetta seppure azzardata scelta di gomme Avon per gara 1, respingendo così l'attacco di Domenico Cubeda, che sulla Osella PA 2000 in gara 2 ha realizzato un tempo strabiliante. L'incisivo catanese ha pagato una scelta conservativa di pneumatici nella prima salita ed ha concluso al sesto posto assoluto nell'assoluta. Ha completato la top 5 il rientrante veneto Danny Zardo, l'esperto driver trevigiano al lavoro per lo sviluppo della Lola con il motore Zytec F3000 del team Dalmazia, con cui, grazie a molta abilità e precise indicazioni date sulle setup, il veneto ha avuto un'ottima progressione durante il weekend. Con il settimo posto nella generale, il potentino Achille Lombardi su Osella PA21 Evo ha vinto il gruppo CN. Il lucano di AB Motorsport si è rammaricato del mancato confronto diretto con Luca Ligato, il giovane calabrese privato della gara da un'uscita di strada in prova. Sul podio di gruppo è salito il ravennate Franco Manzoni, sempre più in piena intesa con l'Osella PA21 Evo ed il ligure Giancarlo Pedetti in apprendistato sulla Norma. Tornando alla top 10 aggregata, ottava piazza per il trentino Adolfo Bottura, costantemente in crescita sull'Osella FA 30 Zytec, anche nelle più impegnative condizioni. Col nono posto nell'assoluta il giovane ragusano Samuele Cassibba sulla Tatus F Master si è aggiudicato la classe 2000 delle monoposto al suo esordio a Popoli. Top 10 completata dall'ascolano Adriano Vellei sulla Gloria C8P spinta da motore motociclistico Suzuki da 1000cc. Nuovo successo di Lucio Perugini su Ferrari 458 GT3 in gruppo GT. Il foggiano porta così a 12 successi con Amplen in tutti e 6 gli appuntamenti ai quali ha preso parte nell'anno d'esordio in CVM. Seconda piazza con rafforzamento della leadership di classe GT Cup per il veneto di V-Motorsport Luca Gaetani sulla Ferrari 458 della Ram, con cui il padovano è entrato in piena sintonia al primo anno sulla supercar di Maranello.
Ha completato sul podio in buona progressione la gara di rientro nel tricolore il siracusano della One Racing Ignazio Cannavò, al volante della Lamborghini Gallardo, la Gran Turismo di Sant'Agata Bolognese, rivisitata dopo la sfortunata uscita a Morano. Come sempre ricco di agonismo il gruppo E1 E2 SH, in cui ha vinto l'assoluta il bolognese Manuel Dondi sull'agile Fiat X19 in versione Silhouette, con cui ha concluso a ridosso della top 10. Il driver e preparatore portacolori CST Sport ha azzeccato in pieno le scelte di gomme per entrambe le salite con molta tenacia ed un adeguato setup ha centrato il quarto e quinto successo stagionale. Sfortuna per il teramano Marco Gramenzi su Alfa 155 V6, il leader del tricolore dopo un proficuo terzo posto in gara 1, ha dovuto alzare bandiera bianca per una perdita d'olio al motore. Seconda piazza per il potentino Carmine Tancredi, in evidenza sin dalle prove con la BMW Cosworth, seguito dal pesarese Marco Sbrollini che ha evitato rischi superflui con la ritrovata Lancia Delta Evo. Terzo di gruppo Luigi Sambuco è tornato al successo di classe 2000 sulla Renault New Clio. In classe 1600 ancora dominio del calabrese Giuseppe Aragona su Peugeot 106, il portacolori Cubeda Corse appena sotto al podio di gruppo ha trovato sin dalle prove il giusto setup per la vettura francese. In classe 1400 CC, nella sfida tra Peugeot 106, l'abruzzese Andrea Celli ha vinto ed ostacolato il pieno di punti tricolori per il reatino leader Bruno Grifoni, che ha concluso al secondo posto. Lucio Perocco ha vinto il gruppo A al volante dell'ammirata Subaru Impreza VRC che il driver pescarese usa nei rally. La trazione integrale e delle ottime scelte di gomme sono state fondamentali per il successo completato da trascinanti traversi. Seconda piazza di gruppo per il catanese campione in carica Salvatore D'Amico, l'alfiere della scuderia Etna sulla Renault New Clio, che ha saputo contenere il gap della ben più potente vettura ed ha accumulato punti preziosi per il tricolore, dove è attualmente secondo. Terzo posto per il caparbio pugliese Rino Tinella, che ha vinto la classe 1006 con la Peugeot 106, con cui ha anche tentato l'attacco al secondo posto. Rudy Bicciato ha dominato il gruppo N con la Mitsubishi Lancer Evo. L'alto atesino, plurititolato della scuderia Mendola, ha imparato in fretta il percorso dove fondamentale è stata la trazione integrale della vettura giapponese. Ottima prestazione con piazza d'onore di gruppo e prezioso successo in classe 1006 per il lucano Rocco Enrichetti, che ha attaccato con decisione nelle due gare della Peugeot 106 1.6 16 valvole, podio completato dal driver di casa Eugenio Marino, anche lui sulla Peugeot 106. Tra le auto turbo RSTB del gruppo Racing Start, vittoria nella generale per il fasanese Giacomo Liuzzi dopo un 1-1 con Ivan Pezzolla. Liuzzi ha allungato con un ottimo tempo sul fondo difficile di gara 1 al volante della prestante Mini John Cooper Works dell'ACI Racing e ha poi difeso la testa dell'assoluta per soli 4 centesimi di secondo. Pezzolla ha saputo attendere sul viscido di gara 1. Nella seconda, il portacolori della scuderia Vesuvio sulla Mini della DP Racing ha attaccato. Terzo nell'acceso gruppo Oronzo Montanaro, l'alfiere Fasano Corse, che ha capitalizzato anche il secondo posto di gara 1. Giovanni Angelini ha sbaragliato l'intero gruppo e ha vinto nella generale la Racing Start per auto aspirate con la Renault New Clio di categoria RS, ovvero con motore aspirato. Il pilota fasanese ha piazzato la mossa vincente nelle difficili condizioni di gara 1, dove sull'umido il pugliese è stato il più incisivo. Il reattino campione in carica Antonio Scappa, anche lui sulla Renault New Clio, ha vinto gara 2 e centrato il secondo posto, con cui ha accumulato altri importanti punti, precedendo l'esperto padrone di casa Roberto Chiavaroli, finalmente tornato ai vertici con la Renault New Clio. Impennata vincente in gara 2 nel gruppo Racing Start Plus di Serafino Ghizzoni. Impennata vincente in gara 2 nel gruppo Racing Start Plus di Serafino Ghizzoni sulla perfetta Renault New Clio. Sul viscido di gara 1 attacca sorpresa del teatino Andrea Marchesani su Volkswagen Polo GTI, che ha preceduto tutti con un eccellente tempo al volante della perfetta Volkswagen Polo. Secondo tempo tra le auto turbo e quarto di gruppo per la convincente milanese Rachele Somaschini, che ha usato bene i cavalli ed il setup della sua Mini John Cooper Works, curata da Elite Motorsport, con cui la testimonial della Fondazione per la ricerca contro la fibrosi cistica ha fatto il pieno di punti nella classifica Lady, precedendo anche in gruppo la sempre tenace umbra Deborah Broccolini e l'esordiente abruzzese Maria Giulia De Ciantis, quest'ultima rallentata da una toccata in gara 1.